tutti! Oggi sono qua per consigliarvi più di 10 libri e fumetti da leggere quest'estate, secondo me perfetti un po' per le atmosfere, un po' perché magari ambientati in estate, oppure semplicemente consigliati da leggere. Ognuno ha i propri gusti, ho cercato di selezionare vari generi in modo da poter incontrare un po' tutti. Prima però di iniziare a raccontarvi i titoli che ho selezionato per voi, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè freddo, visto il caldo che fa, attraverso Ko-fi. Trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata ad Amazon, attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo con un titolo che ho letto recentemente che mi ha sorpresa tanto, ovvero Biancaneve nel Novecento di Marilu Oliva. Edito Solferino al prezzo di 19 euro, seguiamo due vite ben distinte, quella di Bianca e quella di Lili. Bianca la conosciamo da bambina e la seguiamo crescere. Vive con i suoi genitori, il padre per lei è una sorta di principe azzurro, è sempre molto amorevole nei suoi confronti, con la madre invece ha un rapporto completamente opposto e se la immagina un po' come la matrigna di Biancaneve. Si vede un po' la protagonista di questa fiaba perché ha un rapporto molto conflittuale con la madre. Lili invece è una donna francese che viene rinchiusa in un campo di concentramento perché la sua famiglia aveva ospitato e nascosto degli ebrei e la seguiamo appunto in questa dura lotta alla sopravvivenza in un posto veramente senza speranza e in particolare nel bordello del campo di concentramento. Due vite in due tempi anche molto diversi che andranno però poi a intrecciarsi. Una storia quotidiana di famiglia, di crescita, formazione, una storia anche molto struggente e commovente. Per staccare la spina secondo me non c'è di meglio che Rent a Girl Friend, edito J-Pop a prezzo di 5,90 euro, è una serie uscita da poco di cui c'è anche l'anime che vede per protagonista un ragazzo appena lasciato dalla sua fidanzata che decide di affittare un'altra ragazza per consolarsi. Sembra la ragazza dei sogni, ma questo è d'altronde il suo lavoro, quindi cerca di presentarsi al meglio e di essere più carina possibile, ma in realtà ha un temperamento molto forte e deciso. È un manga molto simpatico, una commedia divertente che gioca tantissimo sulle maschere, tra virgolette, delle persone, come si mostrano davanti agli altri e come sono realmente. Un altro libro che a me ricorda tantissimo l'estate è Fair Play di Tove Jansson, edito Iperborea al prezzo di 15 euro. È la storia di due donne molto forti e indipendenti e della loro quotidianità, la loro storia d'amore, ma anche una storia di forte rispetto, complicità, intimità anche nelle più piccole azioni quotidiane. In questa storia l'autrice fa riferimento alla sua vita personale, alla donna con cui ha condiviso comunque una vita intera. È una storia che mi ha colpito proprio perché invece di basarsi su un amore da film, tra virgolette, è un amore molto quotidiano e, come vi dicevo, che si basa sulle piccole cose che spesso diamo anche per scontate. Attraverso queste pagine si percepisce comunque l'affetto, la stima reciproca e soprattutto il sostenersi a vicenda, una cosa secondo me che sta proprio alla base dell'amore. In questo video non poteva mancare Troppo facile amarti in vacanza, un po' per il titolo ma anche per le atmosfere molto suggestive che Giacomo Bevilacqua ci ha riportato in questo nuovo fumetto uscito per Bao Publishing al prezzo di 21 euro. Ci troviamo in una Italia futuristica, non si sa bene in che tempo, ma quello che è certo è che la protagonista sta scappando perché la società che viene riportata è senza punti di riferimento e senza senso. Si fa riferimento a tanti temi quotidiani che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, direi, o comunque in maniera più accentuata e più forte, quindi è inevitabile rivedersi almeno nella protagonista e provare la sua stessa rabbia nei confronti delle ingiustizie della società, nei confronti anche dei pregiudizi. È una storia per certi versi più simbolica che avventurosa, nonostante la protagonista si muova per l'Italia da sud a nord in questo scenario in cui l'Italia pian piano viene sommersa dall'acqua. È un'opera che fa sicuramente riflettere tanto.
Altro libro che mi aspetto di vedere in spiaggia sotto il vostro ombrellone è L'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio di Haruki Murakami, edito in Audi al prezzo di 12,50 €. Questo è un libro che vi ho consigliato in più di un'occasione, secondo me può essere perfetto per l'estate, non come lettura, diciamo, leggera, ma come una lettura un po' per trovare se stessi. Il protagonista ha vissuto un'amicizia fortissima da adolescente, ma all'improvviso i suoi amici gli hanno detto di non contattarli più e quindi è stato escluso totalmente dalle loro vite senza una vera e propria spiegazione. A distanza di tantissimi anni, lui ancora è ferito da questo atteggiamento, ancora si tormenta, si chiede quali siano le ragioni. Per questo motivo decide di ricontattare queste persone e andare più a fondo. È una serie che quindi parla molto di amicizia e per me l'estate è un po' anche l'amicizia fatta in spiaggia. Mi ricordo che quando andavo al mare io c'erano spesso gli amici della stagione, no? Con cui si affittava la tenda o l'ombrellone di fianco. Per cui è qualcosa secondo me che richiama molto questa stagione e al di là dell'estate è un libro davvero molto introspettivo, molto profondo, che secondo me riesce a raccontare l'amicizia a più livelli. Un libro un po' particolare ma perfetto per l'estate è sicuramente Il quaderno dei compiti delle vacanze per adulti, edito Black Edizione al prezzo di 11,90 €. Questa edizione è uscita l'anno scorso, ma ne hanno fatta anche una nuova di quest'anno che immagino sarà con diversi esercizi. È proprio come il sussidiario che per le vacanze, soprattutto noi nati negli anni 90, ci portavamo dietro per tutta l'estate, però ai tempi magari non ci piaceva affatto farlo perché era un obbligo, adesso è quel momento un po' vintage, un po' ricordo, nostalgia che ci piace. Non si tratta di un romanzo, ma appunto di una serie di esercizi da, che so, non proprio le parole crociate, però gli schemi per ritrovare le parole, ci sono dei quiz, ci sono tantissimi esercizi diversi in realtà, riconoscere la città dalla mappa, i vari drink, ci sono dei rebus, ci sono appunto tante curiosità, quiz di attualità, di personaggi, serie tv, insomma cult. Si fa riferimento anche all'attualità però in maniera molto scherzosa e io l'ho adorato, l'estate scorsa mi è piaciuto tanto, non ho vissuto una vera e propria vacanza, però quei 2 giorni che sono stati in piscina dei miei genitori era a fianco a me. Libro perfetto per gli amanti della mitologia greca è Circe di Madeleine Miller, edito Sonzogno al prezzo di 19 €. Non so se hanno fatto anche un'edizione tascabile di questo libro, nel caso la troverete linkata qua sotto in descrizione come tutti i libri che citerò oggi. Come si può ben intuire dal titolo del libro, la figura principe di questo romanzo è proprio Circe. Una figura che molto spesso nell'immaginario collettivo viene dipinta come negativa, no? La strega Circe. In realtà qua si parla proprio dagli inizi del rapporto con la famiglia e di quello che ha vissuto nei vari anni, nel bene e nel male, quindi più di una figura, diciamo, mitologica proprio a partire da donna. È una lettura che mi ha sorpresa perché antepone l'umanità, sembra strano perché alla fine Circe è una dea, ma antepone l'umanità al sensazionalismo, nel senso che ci sono tanti eventi che si rifanno appunto alla mitologia che sono totalmente straordinari, che sì, vengono riportati, ma il focus vero e proprio è appunto il sentimento, la condizione della donna, di come si è sentita Circe, di come ha vissuto tutto dal suo punto di vista. Da recuperare se appunto siete affascinati da questo aspetto della letteratura. Io vi avevo avvertiti che ve lo avrei spammato in ogni salsa possibile. In questo caso specifico è secondo me un titolo perfetto per le vacanze, perché è una miniserie, lo trovate anche in un box, quindi facile facile ve lo portate via. Randagi, di Keigo Shinzo, edito J-Pop al prezzo di 7,50 € volume, una miniserie composta da 4 fumetti, disponibile anche in questo cofanetto da 30 €. È una storia che
mi ha veramente conquistata, è diventato uno dei miei nuovi fumetti preferiti di sempre. Ci troviamo di fronte una ragazza giovanissima che non ha un bel rapporto con la madre, per questo scappa di casa, non si sente nemmeno accettata, ma è senza soldi e non ha nessuno da cui poter andare, per questo decide di vendere il proprio corpo in cambio di vitto e alloggio. Durante una retata della polizia in un centro massaggi che in realtà camuffa delle azioni poco legali, viene scoperta dal detective Yamada, che ha perso sua figlia, il cui aspetto è molto molto simile a quello della nostra giovane protagonista, e per questo sente da subito un forte legame con questa ragazza. Lui si occupa principalmente poi di crimini riguardanti i minori, quindi si sente di doverlo in qualche modo proteggere. Non è riuscita a salvare sua figlia, ma pensa di poter far qualcosa, o almeno si sente in dovere di almeno tentare di salvare questa giovane ragazza. È una storia abbastanza tormentata, che parla di abusi, di una situazione familiare sicuramente non facile, di giovani che scappano di casa, che comunque si ritrovano per strada anche a causa della situazione familiare che vivono. È veramente toccante la storia e il rapporto che si viene a creare fra questi due protagonisti. Non voglio anticipare di più, leggetelo. Sempre Giappone, ma toni completamente diversi, La ragazza del convenience store di Murata Sayaka. Edito edizioni e o al prezzo di 15 euro, è una storia che parla di normalità. Che cos'è veramente normale? La nostra protagonista ha ormai 36 anni e lavora in un convenience store, in un combini, un supermercato diciamo aperto 24 ore su 24. Questo tipo di lavoro viene considerato un lavoro part time che spesso fanno gli studenti o le persone per tappare diciamo un buco come secondo lavoro. Di certo non si immaginano di fare questo lavoro per tutta la vita o di far carriera in questo settore. La nostra protagonista non ha alcuna intenzione di cambiare mestiere, la sua vita, lavorare in questo combini, non ha nemmeno alcuna intenzione di sposarsi, fare una famiglia, quindi viene vista veramente come un alieno dagli amici, parenti e soprattutto dai suoi genitori, che sono anche un tantino preoccupati per lei, perché appunto nell'immaginario collettivo a un certo punto della tua vita ti devi sposare, mettere su famiglia e hai anche delle ambizioni a livello lavorativo. Quello che per lei invece è normale è esattamente l'opposto, quindi si gioca tantissimo su questo concetto di normalità in maniera anche piuttosto scherzosa, ma in grado di sollevare dei momenti di riflessione secondo me molto interessanti. Il gatto, il kaiju, il cavaliere di Dado, edito Feltrinelli Comics al prezzo di 16 euro, è un fumetto carinissimo. Innanzitutto per i suoi sgargianti colori e per i personaggi molto buffi e divertenti, in particolare la bambina protagonista che un giorno decide di seguire il suo gatto ormai un po' anziano perché è scomparso e quindi vuole capire dove sia andato. Si ritrova quindi in questa dimensione molto particolare dove vanno i gatti quando spariscono essenzialmente, vanno lì per giocare o magari rilassarsi e andare via appunto da noi umani, ma è un mondo fatto soltanto per gatti, quindi la sua intrusione scatenerà una serie di eventi piuttosto pericolosi. Per fortuna a salvarla c'è il cavaliere protagonista delle favole della buonanotte che i suoi genitori le raccontano, i suoi due papà. È una storia molto simpatica, divertente, tenera riguardo a una delle amicizie più belle, ovvero quella con i nostri amici a quattro zampe e non, con tutti i nostri animaletti domestici. Nel caso specifico appunto di un gatto, un rapporto favoloso, e attraverso questa sorta di ingenuità e leggerezza si parla in realtà anche di perdita. Per viaggiare con la mente, Botteghe di Tokyo non può mancare sui vostri scaffali, edito di Ippocampo al prezzo di 25 euro. È un libro illustrato meraviglioso che, come si può ben capire dal titolo, raffigura varie botteghe di Tokyo. È veramente meravigliosi, sono tutti acquerelli da parte di questo artista, se non sbaglio, polacco. Vive a Tokyo da diversi anni e questa è non soltanto una rappresentazione appunto di alcune botteghe caratteristiche, ma può essere una vera e propria guida, un po' per i nostalgici, un po' per chi come me sogna da una vita di andare in Giappone. Un'estate fa di Zidru e Jordi Lafebvre, edito Bao Publishing al prezzo di 22 euro, e racconta le vacanze estive di una famiglia in diversi momenti delle loro vite. Questa famiglia è abbastanza abitudinaria perché ogni anno
cadono le ferie in quel periodo, vanno nello stesso posto, ripercorrono la stessa strada, si fermano negli stessi posti, tra virgolette fanno le stesse cose. Questa è proprio la magia della vacanza, ritrovarsi in questa sorta di routine. È una storia molto tenera, molto carina, perché vediamo una famiglia che potrebbe benissimo essere la nostra nei suoi momenti di difficoltà, nei battibecchi, ma anche nei grandissimi momenti di tenerezza. È quindi una storia molto familiare, come vi dicevo, è facile rivedersi in queste pagine ed è molto curioso vedere come cambiano o non cambiano i luoghi, le dinamiche, i personaggi in questi vari momenti delle loro vite. L'ultimo libro che voglio consigliarvi oggi non è affatto leggero, me ne rendo conto, però secondo me è molto importante. Storia di una scomparsa di Jing Jin Lee, edito Fazio Editore, al prezzo di 17 euro. Wang Di ha solo 16 anni quando viene portata via dalla sua famiglia. Ci troviamo nel 42, periodo in cui le truppe giapponesi hanno invaso Singapore. L'unico modo per tenere al sicuro le giovani ragazze era farle sposare il prima possibile. Questo però non sempre basta, e infatti la nostra protagonista viene ugualmente portata in una comfort house, un luogo in cui le giovani, spesso delle vere e proprie bambine, vengono costrette a dare piacere, a soddisfare l'esercito. Storia davvero straziante di un periodo storico spesso poco trattato o conosciuto, e quindi ogni testimonianza al riguardo penso sia davvero molto molto preziosa. Ci ha raggiunti Taki, che per quest'ultima parte del video si è messo qua a ronfare. Che carino. È ormai il mio fedele assistente, non so se avete visto uno degli ultimi vlog, controllava pure i fogli dalla stampante. Ma tornando a noi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi consigliato magari un titolo nuovo che non conoscevate, e se sceglierete di dare una possibilità a questi libri e fumetti per la vostra estate, mi raccomando, poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!